bentrovati. Oggi vi portiamo a Fossombrone. Siamo nella sala consiliare del comune perché oggi si terrà la conferenza stampa di presentazione del trionfo del carnevale, il tradizionale carnevale storico in stile rinascimentale che anche quest'anno prende vita 26, 27 e 28 maggio, 21esima edizione. Noi siamo pronti, loro pure, e allora seguiteci per scoprire tutte le novità. Andiamo! Quando la Proloco e il Comune si uniscono, prendono vita eventi di tale importanza. Sì, sono eventi che è il frutto di una dedizione, di una voglia di stare insieme, di lavorare insieme e di rendere un omaggio a questa città che merita tanto. Siamo giunti alla 21esima edizione, quindi anche quest'anno ci saranno tante persone che daranno vita al centro storico della sua città. Sì, io resto stupito anch'io, non partecipando direttamente a tutta la programmazione, resto stupito e cerco di essere un cittadino, mi immagino che sia di un'altra città, che vede per la prima volta uno spettacolo del genere con l'occhio critico, ma in fondo esco fuori un po' commosso, no, da questo tripudio di energia, quindi mi rende orgoglioso, poi mi rimedesimo sindaco e sono profondamente orgoglioso di questa comunità. Bene, quindi saranno tre giornate ricche che vedranno non solo i figuranti ma insomma tanti cittadini di Fossombrone e perché no anche da fuori. Certamente, da fuori arrivano sempre in numero copioso. Vedo l'espressione di tutta questa gente che vuol vivere fino in fondo cercando di farsi immergere da questa momento così che è un miscuglio tra lo storico, tra la cultura e tra una rievocazione che in qualche maniera ci ha contaminato. Parla di promozione turistica e questa tre giorni sicuramente è un bel esempio. Sì, un continuo di quello che abbiamo già vissuto lo scorso weekend, in maniera sicuramente più piccolina, ma questo carnevale storico promette veramente bene, perché già su tutti i blog, su tutti i social, perché la Proloco ha fatto un ottimo lavoro di promozione in collaborazione con l'amministrazione, quindi siamo più che fieri, perché Fossombrone deve risaltare il suo orgoglio e far capire le bellezze che hanno e gli eventi culturali e le tre serate. Tutti gli spettacoli che ci aspetteranno e sono un bel contorno per questa promozione, la rende sicuramente più semplice. È importante sottolineare appunto l'aspetto culturale perché insieme a quello turistico sono, diciamo, le due note di rilievo di questa manifestazione. Sì, esatto, sì, la Proloco ha sempre, ogni anno di più ci offre un livello culturale sempre più alto, perché vogliamo puntare non solo alle cantine, all'enogastronomia, che è pur sempre cultura rinascimentale, perché ricordiamo che le cantine offriranno cibi prettamente rinascimentali, però l'evento culturale serve anche per noi fossembronesi per farci capire di quanto dobbiamo essere orgogliosi di questa manifestazione, di essere fossembronesi e felici di stare qui. Solitamente come numero di presenze quante ne stimate? L'anno scorso sono state stimate quasi 5.000 presenze, quindi quest'anno ce ne auguriamo ancora di più e facciamo un bocca al lupo al tempo che tenga. Trionfo del carnevale, ma anche il trionfo di eventi che ravvivano l'entroterra. Assolutamente sì, Fossombrone sta riavendo veramente un eccezionale focus da parte di tutti, perché dal Giro d'Italia a questa manifestazione, a tanti altri eventi che stanno facendo parlare di Fossombrone, sta riacquistando una centralità a livello territoriale, provinciale e regionale. Come regione noi, oltre a patrocinare l'evento, mi auguro che riusciremo anche a dare un contributo fattivo, economico a questa manifestazione, che è la manifestazione più importante di Fossombrone, per il quale voglio ringraziare, a partire dal presidente Diego della Forum Semproni
e tutti i consiglieri, tutti i volontari della Proloco, ma anche l'amministrazione comunale, dall'assessore Romiti, il sindaco Berloni e il vice sindaco Chiarabilli, perché si sta ricreando a Fossombrone un grande entusiasmo. Quindi invitiamo tutti coloro che ci stanno assistendo a venire al trionfo del Carnevale e viva il Cardinale. Da quanto è nata la Proloco Forum Sempronii? Sia per questa manifestazione ma anche per altre iniziative che vengono fatte, il Natale e anche la festa del tartufo bianchetto, si è riusciti attraverso questi ragazzi, perché c'è un connubio all'interno del direttivo di persone giovani ma anche con anche persone di esperienza, quindi ha dato la possibilità di elevare enormemente la qualità delle iniziative. Poi quest'anno devo dire proprio, e questo mi fa enormemente piacere perché se ne è parlato per tanti anni, poi dopo molte volte si va di corsa e non si riesce mai a prepararlo in modo certosino, però devo dire che ci sono anche delle belle iniziative culturali, che questo era proprio quello che si è sempre detto di fare, perché la festa, il trionfo del Carnevale, che vede mille figuranti coinvolti, non deve essere e non l'ha mai voluto essere la festa delle cantine, no? E questo è quello, proprio l'impronta che gli ha voluto dare enormemente questa Proloco, e gli va dato merito di questo. Quindi, come dicevate tutti, viva Fossombrone, viva il Cardinale. Anche quest'anno la Proloco si è data un grande affare per la realizzazione della 21ª edizione del Trionfo del Carnevale. Finalmente siamo pronti. Sì, siamo pronti, non vediamo l'ora che la manifestazione, la rievocazione storica rinascimentale, che coinvolge più di 1000 figuranti in abiti rinascimentali, parta. Speriamo che i visitatori rimangano colpiti da questa manifestazione, perché noi ci stiamo mettendo tutto l'impegno del mondo per poter far sì che vada bene. Allora, oltre 1000 figuranti che saranno nel tradizionale costume rinascimentale, e si respirerà un'aria rinascimentale per tutte le vie del centro storico, ma altrettanti volontari della Proloco che si sono dati un grande affare per la realizzazione di tutti gli eventi collaterali di queste tre giornate. Sì, esatto, molta importanza quest'anno hanno anche gli eventi culturali, a partire da quello di martedì 23 maggio, che sarà la presentazione del libro Io sono Aura, storie di banchetti rinascimentali di Nicoletta Tagliabracci, e l'evento culturale poi che si terrà venerdì 26 maggio, che rappresenta l'apertura del Trionfo del Carnevale, si terrà appunto alla chiesa di San Filippo e sarà denominato Alle origini del Trionfo del Carnevale. Ebbene, ci saranno allora dei figuranti, abbiamo detto, in abiti tradizionali dell'epoca, e le persone, insomma, i partecipanti possono venire anche in abiti, insomma, tradizionali, ma vivranno un clima particolare grazie per esempio agli artisti di strada o per esempio agli antichi mestieri. Ce lo racconti un po', cosa vedremo per le vie del centro? Sì, esatto, quello che abbiamo cercato di fare è di far immergere appunto il visitatore in uno stile rinascimentale. Lungo le vie del centro storico e nei vicoli abbiamo antichi mestieri, giochi storici per i bambini, accampamenti rinascimentali, e anche gli artisti che sono coinvolti nelle giornate di sabato e domenica con spettacoli itineranti sono di primo ordine. Per menzionarne alcuni, Toy Eye Danza del Fuoco, gli Acrobati del Borgo, che ritroviamo anche in altri tipi di manifestazioni in giro per l'Italia. Quindi ci saranno mangiafuoco, saltimbanco, chi farà degli stornelli, insomma, chi più ne ha più ne metta. Esatto, sì, abbiamo pensato a tutto. Quello che ci aspettiamo è di poter colpire i visitatori e di poterli, come dicevo prima, fargli vivere l'atmosfera rinascimentale, perché è una festa nel quale si respira questo tipo di atmosfera e anche il coinvolgimento della comunità è molto ampio. E a proposito di antichi mestieri, invece, che cosa vedremo? Quali figure inusuali per noi? Ah, ad esempio vedremo il fabbro, oppure vedremo le persone che comunque realizzano delle corone. Ci saranno anche delle bancarelle che realizzeranno dei giochi storici per i bambini, quindi abbiamo pensato anche ai più piccoli per farli, diciamo, divertire durante questo tipo di manifestazione. Gli antichi mestieri rappresentati sono tanti, adesso ne ho menzionati alcuni.
comunque quello che vi invito a fare è di venire alla manifestazione per poter scoprire tutti i mestieri e tutte gli eventi che ci sono all'interno di questa manifestazione. Ci sarà anche una gara equestre? Esatto, sì, la domenica, dove il giorno della domenica sarà il giorno delle finali dei giochi tra gli 11 quartieri e alle 17 inizierà la Rarat, bella corsa all'anello, che appunto terminata decreterà il vincitore. Si tratta di un'attrazione che attira molte persone ed è importante perché dall'inizio del Trionfo del Carnevale è un evento che è sempre stato realizzato e che, come dicevo prima, attira molte molte persone. E c'è anche la possibilità di degustare piatti tipici di un tempo. Sì, esatto, le 11 contrade, gli 11 quartieri prepareranno delle pietanze in rigoroso stile rinascimentale, appunto, come caratteristica dell'evento. Questo è importante ed è una cosa che caratterizza ancora di più l'evento. Non ci troviamo a poter gustare dei piatti di oggi, ma ci troviamo a poter gustare dei piatti dell'epoca. E sarà interessante anche sapere il responso dei visitatori. Quindi sarà anche la maestria degli chef a creare, insomma, dei piatti particolari, magari rivisitati anche in chiave moderna. Esattamente, sì. Quello al quale noi teniamo tantissimo è la tradizione, quindi l'imposizione del menù rinascimentale è una delle cose fondamentali di questa manifestazione. Poi sta allo chef poterlo rivisitare in chiave leggermente più moderna. Ricordiamo però al gentile pubblico a casa che ci sarà anche la possibilità di consumare cibi e piatti tradizionali, insomma ce ne sarà per tutti. Esattamente, per tutti i gusti. Bene, allora le 11 contrade sono quasi pronte per disputarsi, insomma, il titolo, e sappiamo che ad animare tutto ci sarà anche un presentatore che terrà comunque viva la gara. Sì, esatto, ci sarà Augusto Alessi, il nostro Dudo, che comunque ormai è parte integrante del progetto del Trionfo del Carnevale e sin dall'inizio è stato al nostro fianco e continuerà ad esserci. Bene, allora invitiamo gli amici di Fano TV a venirvi a trovare 26, 27, 28 maggio a Fossombrone. Viva viva il Cardinale, vi aspettiamo. Dalla sala consigliare del comune di Fossombrone è tutto, l'invito è ufficiale, 26, 27, 28 maggio tutti quanti a Fossombrone per il trionfo del Carnevale. Viva viva il Cardinale!